Bastoni e pietre possono rompermi le ossa, ma le parole non potranno mai ferirmi. Oppure possono. Vengono attivate le stesse aree del cervello sia quando sperimentiamo un rifiuto sociale o il tradimento di qualcuno, che quando ci scottiamo con del caffè bollente. Ovvero il dolore emotivo fa male esattamente quanto quello fisico. La ricerca ha sviluppato farmaci che alleviano e in alcuni casi eliminano il dolore fisico e alcuni di quegli stessi farmaci si stanno dimostrando efficaci nell'eliminare il dolore emotivo. Quindi la cura per un cuore infranto potrebbe anche essere prenda due aspirine e mi chiami domani. Ma bloccare il dolore è sempre un bene. Più conosciamo il dolore nelle sue differenti forme, più riusciamo ad apprezzare le sensazioni e i sentimenti che ci piacciono. È la natura del contrasto. Se non abbiamo mai provato l'amarezza o la rabbia, non potremo apprezzare fino in fondo la felicità. Se non conosciamo la paura, non possiamo ammirare il coraggio. Quindi forse per apprezzare maggiormente la bellezza della vita, dobbiamo prima conoscere e comprendere il nostro dolore.